Ieri un incontro tra il nuovo gruppo che si è presentato per l'acquisto delle terme di Montecatini, la Guild Living, un gruppo anglo-australiano, ha incontrato i soci. Quello che è venuto fuori è che questo progetto è un progetto che cambierà il volto a Montecatini e soprattutto prevede un investimento da 1,7 miliardi di euro. Ecco, un investimento molto importante per la città. In che termini saranno investiti? Ovviamente il progetto è destinato alla longevità e qualità della vita, quindi persone che verrebbero a vivere a Montecatini e in Toscana proprio per ricercare una miglior qualità della vita. Questo si sostanzia sia da un punto di vista abitativo, quindi come residenze da offrire loro, ma anche per esempio dal punto di vista sportivo, con un polo a tema, oppure dal punto di vista del benessere, quindi con le attività magari con l'acqua termale wellness, piuttosto che un polo scientifico accademico di ricerca. E si è parlato anche di migliaia di posti di lavoro, in che modo si concretizzerebbero? Gli immobili termali andrebbero restaurati e questo comporterà tutta una serie di impiego di manodopera, ovviamente, così come per eventuali nuove situazioni da sviluppare. E poi dopo anche a regime le persone che saranno al servizio dei nuovi residenti, chiamiamoli così. Che offerta termale ne verrà fuori? Sicuramente si è già parlato delle Leopoldine e quindi del wellness, del famoso prodotto benessere da aggiungere all'offerta termale e poi anche di altri servizi, diciamo, sempre collegati al termalismo. Ci saranno nuove costruzioni? Dove saranno realizzate? È stata fatta un'ipotesi? Allora, su questo c'è grande disponibilità da parte della società Guild Living a coprogettare e responsabilmente con la comunità a confrontarsi su quali sarebbero le possibilità migliori nell'interesse della città. Potrebbe diventare Montecatini una città degli anziani, è così? La proposta di Guild Living non si riferisce tanto all'età anagrafica quanto alla qualità della vita e alla longevità. Qualcuno, un geriatra importante, adesso non ricordo il nome, diceva che si inizia a invecchiare il giorno dopo che si nasce, quindi il tema della longevità non è riferito necessariamente alla cosiddetta terza età, ma in generale a chi vuole vivere in maniera migliore la propria esistenza. In Italia è considerato giovane chi ha meno di 35 anni, io ne ho esattamente 35, quindi dall'anno prossimo entro ufficialmente nel mondo dei non giovani, dei non più giovanissimi, e quindi anch'io ho interesse a migliorare la qualità della mia vita.